Shivasa Pandit explains the truth. Tutta la gloria a Sri Gaurachandra, il signore dell'universo intero. All the glories to Sri Gaurachandra, the lord of the entire universe. Egli è la gioia della corona dei Brahmana. He is the joy of the crown of the Brahmanas. Il perfetto rinunciato e la più suprema di tutte le personalità vediche. The perfect renunciated and the most supreme of all the Vedic personalities. È un oceano di compassione. He is an ocean of mercy. Che è apparso come una brillante gemma nel ventre. Benedetto. Appeared like a brilliant gem on the blessed womb of Mother Sachi. All the glories to Sri Vishvambara and Nityananda. Tutta la gloria ai suoi devoti e gli associati. All the glories to his devotees and his associates. Si ottiene la più alta percezione della vita ascoltando costantemente le narrazioni dei passatempi trascendentali di Sri Chaitanya. The highest perfection of life is obtained by constantly hearing the pastimes of Sri Chaitanya. Queste narrazioni di Lila di Navadvipa, registrate nel Madhyakanda. Those narration of the Chaitanya Lila written in the Madhyakanda. Sono come un oceano di nettare. They are like an ocean of nectar. Il Signore era sempre assorto nel Sankirtana. The Lord was always absorbed in Sankirtan. Assaporando il sapore del suo proprio nome trascendentale. Relishing the taste of his own transcendental names. Intossicato in questa maniera. Intoxicated in this way. Esibiva tutti i sintomi dell'estasi e così rivelò le sue opulenze trascendentali. He was showing all the symptoms of ecstasy and revealing his transcendental emotions. La dolce esistenza del Krishna Prema. The sweet existence of Krishna Prema. Condusse il Signore ad agire come un uomo matto. Brought the Lord to act as a madman. Il Signore, il cui corpo è oggetto di adorazione fino al signor Brahma. The Lord, whose body is an object of worship even for Lord Brahma, era coperto di polvere dopo aver rotolato sul suolo. Was covered by dust after that he rolled on the ground. I devoti saziarono la loro visione vedendo il Signore sommerso in un oceano di gioia divina. The devotees were so ecstatic seeing the Lord immersed in ecstatic divine joy. Nei momenti in cui usciva dal suo stato incosciente di gioia. And when he was out of his state of joy. A volte si sedeva accanto ai suoi associati, circondato dai suoi associati. Sometimes he sit with all his associates around. E altre volte andava al Gange a fare un bagno. And sometimes he went to the Ganges for take a bath. In some occasions, dopo aver danzato
After that he danced. Per lungo tempo. For much time. Il Signore si sedeva con i suoi devoti. The Lord used to sit with his devotees. E questi versavano l'acqua del Gange bagnandolo. And those bathed him with the water of the Ganges. Thank you.
One of the principal servants of Shivasa Pandit, chiamata Duki, was called Duki. Necessary to bathe the Lord. Mentre il Signore era assorto nella danza. While he was absorbed in his transcendental dance. Ella voleva contemplare la stupenda forma del Signore, danzando nella più alta esaltazione spirituale. She often liked to contemplate the Lord while he was dancing in his spiritual exaltation. And her eyes was full of tears. E poi andava di nuovo al grande per prendere ancora vasi d'acqua per il suo bagno. And then again she was going in the Gange for taking the water. Quando il Signore vide i vasi pieni d'acqua del Gange, when the Lord saw the pots full of water from the Ganges, ordinatamente collocati, put it in a very ordinate way, si sentì molto compiaciuto. He was very pleased. Domandò a Srivasa Pandita. And he asked to Srivasa Pandit. Chi trasporta l'acqua del Gange? Who is taking the water from the Ganges every day? E Srivasa rispose. And Srivasa answered. Duki, la servitrice, la porta ogni giorno. Duki, the servant, she is taking every day this water. Il Signore disse. Allora dovremmo incominciare a chiamarla Suki. The Lord said. So we need to start to call her Suki. Felice. Happy. Invece di Duki. And che not significa Duki. That means unhappy. Il nome Duki non è appropriato per ella. The name Duki is not appropriate for her. Suki è il nome di Duki.
is the right name for her. I devoti si commossero. The devotees start to shed tears of joy. Con l'acqua negli occhi al vedere l'illimitata misericordia del Signore. To see the unlimited mercy of the Lord. Con questa povera servitrice. For this poor servant. A partire da questo momento cominciano a chiamarla Suki. And starting from this moment they start to call her Suki. And also she was bandit, didn't consider her anymore a servant. Questo illustra che this is an illustration of si può ottenere facilmente i piedi di lotus di Krishna. That anyone can obtain very easily the lotus feet of Krishna. Through the devotional service to him. Non si può evitare gli artigli della morte semplicemente rasandosi la testa come segnali di rinuncia. We cannot escape from the artigli della morte. From the death. We cannot escape from death. Just cutting our hair in a sign of renunciation. La conoscenza materiale. The material knowledge. L'alta famiglia. And the high level of caste, of bellezza, family caste. Bellezza, ricchezza. The beauty, the riches. Sono inutili. Sono utilizzati per soddisfare Krishna. They are all useless if they are not used for pleasing Shri Krishna. Con attaccamento devozionale puro. With pure devotional attachment. Shri Caitanya, il Signore Supremo. Shri Caitanya, the Supreme Lord. Si incarnò per rappresentare il ruolo di una personalità ideale. Incarnate himself for represent the role of a hidden person. E pertanto tutte le sue azioni conformano esattamente le istruzioni vedic. So he, all of his actions they are in conformity to the Vedic instructions. Queste benedizioni che il Signore concesse alla servitrice Duki. This blessing that the Lord gave to the servant Duki. Non potranno mai essere ricevute da coloro che can never be received by those who sono accecati dal falso orgoglio. Are blinded by the false ego and proud. Si può percepire l'estensione della grazia divina del Signore. We can perceive the extension of the divine grace of the Lord su Srivasa Pandita. On Srivasa Pandita. Nel vedere che incluse i suoi servitori e le sue servitrici furono tanto fortunate. When we see that he includes in this also his servant and his servant and gave her to those so much fortune. Thank you.
Arrivo. Thank you very much for this beautiful drama. Grazie molte per questo bellissimo dramma. Sigi Maiti is Chaitanya Mahaprabhu himself giving a drama. Sigi Maiti is gradually, chapter by chapter, bringing to life in front of our eyes the whole Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Mahaprabhu, Sigi Maiti, capitolo dopo capitolo, lui gradualmente ci mostra agli occhi l'intero passatempo di Chaitanya Mahaprabhu. We just had four festivals in different places in Spain, and in each place there was another chapter of Chaitanya Bhagavat. Noi abbiamo avuto quattro festival in posti differenti in Spagna, e in ognuno di questi lui ci mostrava un capitolo differente della Chaitanya Bhagavat. So, thank you very much to Narad Muni, who was playing the Veena also. Grazie a Narad Muni. And also to Duki, who became Suki. Actually, everyone in this world is Duki, miserable. Ognuno di noi in questo mondo è Duki, in realtà, miserabile. You can only become Suki by the very simple life of devotion. Voi potete diventare Suki solamente grazie alla vita semplice di un devoto. It was very beautiful to see the three rivers. È stato molto bello anche vedere i tre fiumi. Because in Navadvip, not only Ganga Devi is flowing there, but before the Ganges arrives in Navadvip, Yamuna has mixed in there, and the Saraswati, and many other holy rivers. Perché a Navadvip non solo il Gange è lì, ma anche lo Yamuna fluisce e si mescola con lui, anche il fiume Saraswati e tanti altri fiumi sacri. And all the holy rivers, they're actually current of love for Krishna. E tutti i fiumi sacri in realtà sono correnti di amore divino per Krishna. So those who will serve Ganga and Yamuna, after some time you can see the goddesses of the holy rivers and they bless you with love. Quindi coloro che servono questi fiumi sacri, dopo del tempo possono vedere la dea di questi fiumi che li benedirà con l'amore puro. So Suki, Duki who became Suki, she was not collecting water, H2O. Quindi Suki, Duki, che dopo divenne Suki, non stava collettando dell'acqua, H2O. She was collecting love from the various goddesses and then serving Chaitanya Mahaprabhu with it. Lei stava raccogliendo amore con le diverse divinità del fiume e dopo serviva Chaitanya Mahaprabhu con quell'amore che riceveva. Of course, special strength thanks to Shiva Thakur. Grazie speciale a Shiva Thakur. Duki was a very poor person. Duki era una persona molto povera. And with no education or anything. E non aveva nessuna educazione né niente. But her life became fortunate and became perfect. How? Only by the Sangha, because she associated with the great devotee Shiva Thakur. Ma la sua vita divenne fortunata solamente grazie all'associazione che ebbe con il grande devoto Shiva Thakur. So here we see the illustration of the power of Sadhu Sangha, the association of saints. Quindi qua vediamo l'illustrazione del potere del Sadhu Sangha, l'associazione con le persone sante. And thank you very much to the demigods who were playing the marangas in the sky. E grazie a Dio che siamo.